Dopo aver preso in considerazione la Lettera ai Romani, capolavoro dell'Evangelo paolino, oggi consideriamo la prima lettera di San Paolo ai Corinzi. È precedente alla Lettera ai Romani, di circa un anno. È una lettera molto bella e varia decisamente colloquiale e familiare. Non è un'opera sistematica. Paolo non ha scritto ai Corinzi per affrontare la trattazione di un argomento teologico, ma per rispondere a concrete situazioni in cui si trovava la comunità cristiana che viveva a Corinto. Paolo stesso aveva fondato quella comunità nell'anno 50 e aveva vissuto lì a Corinto, nella città sull'istmo, per un anno e mezzo. La comunità era numerosa e vivace. Corinto era una città molto vivace ma problematica, eh, senza cultura senza tradizione perché era stata recentemente distrutta e ricostruita e quindi la popolazione proveniva un po' da tutte le regioni del Mediterraneo, soprattutto era una popolazione italica fatta di schiavi o di ex legionari di Cesare, quindi una popolazione mista e varia, soprattutto costituita da povera gente, per lo più schiavi impegnati nei grandi lavori del porto di Corinto. Ma in mezzo a questa gente l'annuncio del Vangelo ebbe successo e si creò una comunità decisa, convinta, vivace, entusiasta. Ma proprio perché c'era questo entusiasmo finì per esserci anche qualche problema. Qualche anno dopo che Paolo si era allontanato da Corinto, la situazione si trovò in difficoltà proprio per le divisioni che si erano venute a creare all'interno del gruppo cristiano. E così Paolo, mentre si trovava a Efeso, nell'anno 56, scrisse alla comunità di Corinto questa lettera. Propriamente non è la prima, nel senso che in questa stessa lettera l'Apostolo dice di avere già scritto, però questa precedente epistola non ci è stata conservata. I tecnici la chiamano lettera protocanonica, cioè che precede quella canonica. Noi prendiamo in considerazione invece questa che è stata conservata ed è una antologia di problemi che l'Apostolo affronta. Si divide nettamente in due parti. I primi sei capitoli corrispondono alla reazione che Paolo ha ricevendo alcune notizie. Sulla vita della comunità cristiana di Corinto. Mentre la seconda parte, dal capitolo 7 fino alla fine, capitolo 16, si tratta di una serie di risposte che l'Apostolo offre a delle domande espresse dalla comunità stessa di Corinto e portate all'Apostolo da una delegazione. Iniziamo la nostra trattazione dalla prima parte. All'inizio, come al solito, Paolo saluta, dice il proprio nome e quello dei destinatari, porta i saluti anche di Sostene, originario di Corinto che adesso vive con Paolo, augura la pace e la grazia da parte di Dio Padre, come è sua consuetudine nell'apertura delle lettere, e poi affronta direttamente il problema. Dice infatti di aver saputo dalla gente di Chloe che vi sono discordie tra voi. Non sappiamo chi fosse la gente di Chloe. Probabilmente marinai, personale di una ditta che originaria di Corinto aveva anche il lavoro a Efeso. E così Paolo deve avere incontrato della gente di Corinto e, parlando della situazione della città e della comunità cristiana, è venuto a sapere che. All'interno della chiesa di Corinto si sono create delle divisioni. Reagendo a queste notizie, egli scrive. La questione viene presentata così. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, io invece sono di Apollo e io di Cefa. E io di Cristo. Con questa forma sintetica Paolo ha sintetizzato l'esistenza di quattro gruppi. La comunità cristiana di Corinto si è frammentata e esistono dei gruppi che fanno riferimento a qualcuno come Leader. Il gruppo principale è quello di Paolo. Sono i suoi amici, i suoi discepoli, quelli che sono legati direttamente all'Apostolo Paolo. Ma quando lui si era allontanato da Corinto, il suo posto era stato preso nella guida della comunità da un certo Apollo un cristiano proveniente da Alessandria d'Egitto, un giudeo molto formato nelle sacre scritture, abile predicatore, capace di commentare in modo approfondito le sacre scritture. Apollo è perfettamente d'accordo con Paolo, ma inevitabilmente ha uno stile diverso. E come spesso cambia anche nelle nostre comunità, al cambio del parroco o del vescovo e si creano sempre quelli che rimpiangono il precedente oppure che appoggiano l'attuale dicendo che è meglio dell'altro. E così si finì per avere una comunità frazionata fra quelli che rimpiangevano Paolo e quelli che preferivano seguire Apollo lasciando da parte Paolo. In questo modo i due gruppi finivano per guardarsi in cagnesco e criticarsi a vicenda. La, come se non bastasse, si viene a creare anche un terzo gruppo, quelli che si rifanno a Cefa, cioè Pietro. Non è che Pietro sia stato presente di persona a Corinto, ma lo hanno conosciuto come il... Principe degli Apostoli, il capo della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme. E quindi è probabile che si rifacciano a Pietro quelli che vogliono essere conservatori della tradizione giudaizzante, in polemica con Pietro che in, con Paolo, che invece è decisamente aperto. E infine. In questa serie di discussioni sugli uh, apostoli da seguire si deve essere creato un quarto gruppo che negava la mediazione umana e si rifaceva direttamente a Cristo, rifiutando gli apostoli, sia Paolo sia Apollo sia Pietro. Questo piccolo quadro ci permette di capire come all'interno della comunità fossero vive le discussioni e i contrasti. Ma il problema principale che Paolo adesso mette bene in luce nei primi quattro capitoli di questa lettera è il problema della sapienza, ovvero della conoscenza. È un problema che richiama la questione dello gnosticismo. In greco la parola gnosis vuol dire conoscenza. Ed è il termine che caratterizza molti movimenti di pensiero del mondo antico. Esiste anche uno gnosticismo cristiano cioè un modo di vedere il cristianesimo come conoscenza, come conquista della ragione, come approfondimento conoscitivo dei misteri reconditi. Questo movimento di conoscenza è legato alla filosofia greca in modo particolare al platonismo, disprezza la materia e dà gran peso allo spirito, all'intelligenza. Il problema grave è che questa mentalità di conoscenza umana contrappone la materia allo spirito, il corpo, la realtà fisica. E quindi anche il comportamento morale al mondo delle idee, dei pensieri, dei ragionamenti. E si accontenta del livello conoscitivo. E gli interessa conoscere, sapere. E sapere anche di più di quello che è stato detto e rivelato. Quindi di ricostruire con la fantasia dell'intelligenza, un mondo divino imperscrutabile. Di conseguenza però viene rifiutato tutto ciò che è terreno, umano, fisico. La conseguenza pratica è che questo movimento gnostico non tiene in nessun conto il comportamento morale. E separa nettamente la teoria dalla pratica. E afferma che la pratica non serve, non ha valore. Ciò che conta è la teoria. E di conseguenza ci sarà anche il rifiuto della risurrezione della carne, accontentandosi di una idea astratta di immortalità dell'anima. Nella comunità cristiana quindi si viene a creare una questione teologica importante e al di là della divisione fra i vari gruppi è problematica questa impostazione della conoscenza, del modo con cui si possa fare autentica teologia. Dobbiamo evidentemente riconoscere che all'interno della comunità di Corinto c'era qualcuno, possiamo immaginare un gruppetto, di persone interessate, noi diremmo oggi, alla teologia, alla ricerca e all'approfondimento teologico. Persone influenzate molto dalla mentalità e dalla cultura ellenistica. E questo interesse portava tali persone ad approfondimenti contrari all'annuncio evangelico, non solo, ma poneva tali persone in una posizione di presunta superiorità, dato che sapevano la teologia, si credevano superiori. E in tal modo disprezzavano quelli che non avevano le loro comprensioni. Una formula che troviamo in questa lettera e che può servire proprio come chiave di lettura di tutto lo scritto è questa. La scienza gonfia, la carità edifica. Dietro la parola italiana scienza c'è la parola greca gnosis, quindi non dobbiamo intenderla come scienza nel nostro linguaggio moderno, di tipo scientifico, tecnico, ma è la conoscenza astratta, la elucubrazione filosofica, gonfia, cioè rende superbi, mentre è l'agape, la carità, che edifica costruisce una comunità. Di fronte all'esaltazione della Gnosis, Paolo esalta l'Agape. Ma vediamo in questa prima parte come l'Apostolo imposta la questione. La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano è potenza di Dio. Alla pretesa sapienza umana Paolo contrappone la parola della croce. In greco dice logos, per cui noi potremmo tradurre la logica della croce. Sembra una stupidaggine per la mentalità umana, mentre è la potenza di Dio. Poiché nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. C'è una sapienza divina che supera la sapienza umana. C'è un progetto più grande. L'uomo con le proprie forze intellettive non riesce a conoscere. E Dio saggiamente interviene per salvare con una predicazione apparentemente assurda, che capovolge la mentalità, la logica corrente. Mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i greci. Un'altra contrapposizione di tipo culturale, giudei e greci. La tradizione giudaica si aspetta da Dio una manifestazione potente, dice che cercano i miracoli, i segni, cioè si aspettano da Dio che dimostri qualche segno di potenza del suo intervento mentre il desiderio dei greci è quello della sapienza, della conoscenza, della filosofia, di un sistema intelligente che spieghi tutto. A costoro gli apostoli propongono Cristo crocifisso, non una dottrina, ma una persona. E una persona con una vicenda umana. Tragica un uomo che è finito condannato alla pena infame della croce. Ma un uomo del genere è uno scandalo per i giudei. Scandalo vuol dire inciampo, ostacolo. Nel senso che cercando una manifestazione della potenza di Dio e trovando semplicemente un uomo finito male, si resta bloccati. Non aiutati. D'altra parte, per i greci che cercano la sapienza, un uomo crocifisso è una stupidaggine. Un singolo, un individuo, è finito così male, non può spiegare tutto, non è il senso. Eppure, Paolo è convinto che nel Cristo crocifisso ci sia la spiegazione di tutto. Per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Per i giudei sembra debole, e invece no, è la potenza di Dio. Per i greci sembra stupido e invece no, è la sapienza di Dio. Paolo opera questa profonda rivoluzione rispetto alla mentalità giudaica e alla mentalità greca. Centrare tutto sul Cristo, passare cioè dalle idee preconcette alla realtà storica della persona di Gesù Cristo. È la sua vicenda che determina tutto. E allora diventa necessario superare le precomprensioni culturali, sia dei giudei che dei greci, per accogliere questa novità. È la logica della croce, è la debolezza di Dio che in realtà è molto più forte dell'uomo. È la stoltezza di Dio che in realtà è molto più saggia dell'uomo. Considerate la vostra vocazione, fratelli, dice Paolo ai destinatari. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. La comunità cristiana di Corinto era fatta per lo più di gente semplice. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato per ridurre al nulla le cose che sono. Questa è la logica della croce. E Paolo si è impegnato a predicare proprio questo vangelo della sapienza di Dio. Contesta la presunzione di quelli che credono di sapere, sottolineando l'importanza della disponibilità all'opera di Dio. Paolo racconta la propria esperienza di evangelizzazione a gente che la conoscevano bene. Io ho seminato. Apollo che è venuto dopo di me ha irrigato. Ma non è importante né chi pianta né chi irriga. È importante Dio che fa crescere. Ciò che l'Apostolo sottolinea è la centralità di Gesù Cristo. Per cui... Riconoscendo l'importanza dell'apostolato e del ministero degli uomini, il fondamento resta sempre solo Cristo e la sua vicenda che determina la logica della sapienza. La sapienza è Cristo. Non si può prescindere dalla sua vicenda storica per ricostruire il piano della salvezza. È uno schema filosofico che spieghi il mondo. Dopo questa prima ampia parte, che occupa quattro capitoli, Paolo affronta ancora tre questioni, in modo molto più breve questioni più pratiche di cui ha sentito parlare forse sempre da quella gente di Chloe. Al capitolo 5 parla di un grave caso di immoralità. C'è una persona a Corinto che vive in modo incestuoso, convive con la moglie di suo padre. Evidentemente si tratta della matrigna. È una situazione di immoralità anche per il mondo greco. E questa persona, evidentemente, ha una certa autorità nella comunità cristiana e nonostante la sua vita personale e morale sia scorretta, egli ha una funzione pubblica, magari è insegnante, è un responsabile della comunità. Paolo ritiene che questa separazione fra teoria e pratica sia dannosa e quindi interviene in modo molto duro, chiedendo anche nel caso specifico che ci sia una correzione. È necessaria questa coerenza. E fa un esempio ispirato al rito della Pasqua. Si elimina il lievito prima di celebrare la Pasqua, perché il lievito... È principio di fermento ed è un principio negativo. E allora come si elimina il lievito per avere una pasta azima, così bisogna togliere i fermenti del male. Questo passaggio lascia intendere che la lettera sia stata scritta nell'imminenza della festa di Pasqua. Infatti l'Apostolo dice, Cristo nostra Pasqua è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. È necessaria una trasformazione della persona e della comunità, è necessaria la coerenza. Celebriamo la Pasqua, Cristo, nostra Pasqua, con un cambiamento della vita». Eliminiamo ciò che è male. E così gli altri due casi si orientano nella stessa direzione. Ci sono stati alcuni cristiani che hanno fatto causa ad altri cristiani davanti a un tribunale pagano. È una situazione vergognosa, dice Paolo. Dovreste piuttosto subire l'ingiustizia. Il guaio è che siete voi a farla. C'è un comportamento gravemente scorretto da parte di cristiani che si denunciano a vicenda. Questo atteggiamento deve essere decisamente superato. E così l'ultima questione riguarda la porneia. Non traduco il termine perché non conosco una parola italiana capace di rendere questo concetto così ampio lo riconosciamo perché entra nella radice di parole moderne come pornografia, riguarda una disordinata vita sessuale, con un campo di significato molto ampio. Corinto era una città dissoluta e quindi le persone che vi vivevano avevano delle abitudini abbastanza libertine e lassiste. Divenute cristiane, molte persone mantennero questo atteggiamento licenzioso e Paolo deve ribadire la sacralità del corpo. Forse l'idea gnostica che tanto il corpo non conta poteva giustificare qualunque atteggiamento. Basta avere la teoria, basta sapere il Vangelo e credere. Con la testa, poi quello che fa il corpo è indifferente. Paolo ribadisce la coerenza, la necessità di coerenza e l'eliminazione di tutto ciò che è male. Non sapete che siete stati comprati a caro prezzo? Vi ha riscattati il Cristo con il suo sangue nella, sua, nella vostra totalità? E allora glorificate Dio nel vostro corpo, concretamente, teoria e pratica siano un'unica realtà nella vita cristiana. Questa è la sapienza di Gesù Cristo. Questo insegna Paolo nella prima lettera ai Corinzi.